Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Lo diciamo ogni domenica alla fine del credo. Fa parte della nostra fede, ne siamo convinti. È la base su cui costruiamo la nostra vita. Non semplicemente credo la risurrezione, ma aspetto la risurrezione e la vita del mondo che deve venire. Aspetto con desiderio, non perché voglio scappare da questo mondo, ma perché mi aspetto di più di quello che la nostra vita terrena ci può offrire. Non è una illusione, è una promessa. È Gesù che ci ha promesso questo e noi ci fidiamo di Lui. Fidarci di Gesù comporta aspettare il compimento di quello che Egli ha promesso, proprio della beatitudine. Non è una parola che noi adoperiamo abitualmente. Anche l'aggettivo beato lo usiamo solo in una esclamazione. Se qualcuno è stato particolarmente fortunato o gli è capitato qualche grande fortuna, esclamiamo: beato te, beati voi, voi sì che state bene, perché vi è capitato qualcosa. Quando Gesù dice beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, non intende dire beati perché poveri, ma beati perché il regno di Dio è vostro. Il Signore, onnipotente, creatore del cielo e della terra, è dalla vostra parte, è vostro amico, è per voi. Siete fortunati. Potete riconoscere di essere poveri. La povertà in spirito è la base della santità ed è il riconoscimento di quello che siamo. Non dobbiamo sforzarci per diventare poveri, siamo dei poveri uomini. Ognuno di noi, nella sua storia, nella sua esperienza, nonostante tutto, nonostante le capacità, nonostante i beni che possiamo avere, nonostante le fortune che possono capitarci, siamo dei poveri uomini. Riconoscerlo è la condizione per essere beati, per essere felici, per realizzare la nostra vita nella pienezza di Dio. Il Vangelo è una promessa di felicità. Essere cristiani è un annuncio di gioia. Non è possibile essere cristiani musoni e tristi. Non è vero che siamo cristiani. Se siamo di Cristo, se abbiamo accolto la Sua parola, siamo persone contente. Nonostante tutto, non dico che non ci sono difficoltà, non dico affatto che i cristiani sono esonerati dalle sofferenze, dai problemi, però abbiamo la capacità di affrontarli, di superarli, di vincerli, perché non siamo da soli. E il problema più grosso che la nostra vita ha è la morte. È un problema che possiamo rimuovere, possiamo non parlarne. Ormai la nostra società ha rimosso i segni della morte. Sono cose di cui non sta bene parlare. E però il problema c'è e ci tocca. Poco per volta tocca tutti, tocca tutte le famiglie. E se da piccoli si ha l'impressione che sia una realtà inesistente, quando si va avanti nella vita, dolorosamente ci si rende conto che la morte è un problema.
e non lo si risolve non parlandone o scherzandoci sopra. Un modo per non prendere sul serio la vita è proprio quella di prenderla in ridere. Di prendere in ridere la vita e la morte, come se fossero delle sciocchezze. Abbiamo ereditato negli ultimi tempi, proprio dal consumismo americano, delle abitudini festose per questi giorni che non appartengono assolutamente alla nostra tradizione. Siamo vittima del commercio americano, che avendo molti oggetti di poco valore da smerciare, ci ha invitato a fare delle feste in maschera alla fine di ottobre, ai primi di novembre, per vendere degli oggetti, per scherzare su cose serie. Non possiamo perdere il nostro immaginario cristiano attraverso queste immagini sciocche, che nella letteratura possiamo trovare streghe, vampiri, fantasmi. È possibile, sono favole, sono modi letterari per raccontare delle favole. Ma noi vogliamo guardare la realtà con gli occhi aperti, a cominciare dai bambini. La morte è un dramma che non può essere preso alla leggera e riderci sopra. I bambini sono pronti a giocare, a scherzare, a fare festa per ogni occasione, ma sono i grandi che devono imparare a educare i bambini alle cose che contano e al valore autentico. Quando noi come cristiani parliamo dei santi e dei morti, affrontiamo il senso della nostra vita. I nostri cimiteri non sono popolati da fantasmi, da vampiri o da streghe. Sono i luoghi della memoria, sono il segno della vittoria di Cristo. Quando noi pensiamo ai defunti, pensiamo a Cristo risorto, Signore della vita. Lui che ci dà la possibilità di superare la morte, che ci dà il coraggio quando capiterà l'occasione dolorosa di vivere la morte. Avremo grazie a Lui la possibilità di superarla, senza paura. Non si affronta il discorso serio della morte ridendoci su, ma prendendola sul serio, senza lasciarci sgomentare. Non abbiamo paura, perché abbiamo Gesù Cristo, perché Lui è più forte della morte, l'ha sperimentata e l'ha vinta. Noi ci fidiamo di Gesù Cristo e credendo in Lui siamo sicuri che oltre la morte potremo avere pienezza di vita. Non è tutta qui la nostra vita, per lunga che sia, per bella che possa essere, non è tutta qui. Ne siamo convinti. E la morte, proprio perché crediamo in Gesù Cristo risorto, non è l'ultima parola. Ci fidiamo di Lui e allora aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Cioè, è sicuro, sono certo. Quando dite amen, aggiungete la vostra adesione, la convinzione, la solidità. Possiamo affrontare la vita e la morte perché fondati saldamente su Cristo.